Buonasera a tutti, bentornati, ben ritrovati a Grilli per la testa del vostro Marco Grilli qui a Radio Science, che trasmette sul web agli indirizzi che ormai vi sono noti. Puntata interessantissima questa sera. L'argomentazione è un po' fuori dai canoni, ma d'altronde credo di avervi abituati tranquillamente a, sempre nello spirito del tra il serio e il faceto, trattare argomenti che normalmente non si usi affrontare nella cronaca. Abbiamo un ospite speciale questa sera, vi presento Daniele Soligo, responsabile commerciale di Passion Diamond, che è una società specializzata in intermediazione di pietre preziose, e poi entreremo con lui più nello specifico nell'argomento diamanti, soprattutto diamanti da investimento. Daniele, buonasera, grazie di essere con noi. Buonasera Marco e buonasera a tutti gli ascoltatori. Ringraziamo anche Ugo Moreno in regia, come al solito. Ciao Ugo, ben ritrovato. Ciao Marco e buonasera a tutti quanti. Supporto indispensabile delle nostre serate di programmazione. Allora Daniele, io ho fatto una presentazione abbastanza spicciola, quindi vorrei che tu, scusate la voce che va e viene, ma questo è il periodo dell'influenza, vorrei che tu fossi così cortese da spiegarci effettivamente chi sia Passion Diamond e di che cosa vi occupiate nello specifico. Guarda Marco, Passion Diamond è un'azienda ormai collocata nel settore orafo, artigiano orafo e di diamanti certificati da oltre 45 anni, perché questa è l'esperienza del suo paziente. Siamo specializzati appunto nella vendita, nel collocamento e nel ricollocamento di diamanti certificati e poi nella creazione di opere artigiane di gioielleria, ma sempre e comunque con pietre esclusivamente certificate, quindi pietre che hanno un valore effettivo, concreto, tangibile e soprattutto universalmente riconosciuto dalle borse internazionali. Ecco, quando parliamo di valore specifico, universale e riconosciuto da tutte le borse internazionali, a quali borse facciamo riferimento? Beh, guarda, le principali borse ovviamente sono New York per gli Stati Uniti, Anversa per l'Europa, per quanto riguarda poi Oriente, Medio Oriente, abbiamo Tel Aviv, Singapore, Hong Kong, cioè, diciamo che in tutte le grandi metropoli internazionali dove sono le presenti le borse finanziarie ordinarie, diciamo, c'è anche la borsa del diamante, quindi la si può trovare abbastanza in maniera diffusa in tutto il mondo. Diciamo però che la più importante è sicuramente quella di New York, ma sta prendendo piede anche in maniera molto consistente Hong Kong e Singapore in questi ultimi anni. Beh, chiaramente perché c'è un dirottamento degli investimenti anche da parte del, diciamo, dell'est, quindi dell'Asia più estrema. Senti, già importante che cominciamo a prego. No, prego. È già importante quindi che cominciamo a ragionare in termini di borse, non come borse valori, inteso come valori immobiliari, come siamo abituati a concepirle, ma che esista una vera e propria borsa del diamante. Il perché io tenga a sottolineare questo aspetto, poi lo vedremo un po' più avanti nella nostra chiacchierata. Quindi diciamo che normalmente cosa differenzia il diamante finanziario, il diamante da investimento, dal diamante da gioielleria? Facciamo chiarezza su questo concetto. Ma innanzitutto, Marco, è la certificazione. La certificazione che deve essere fornita da certificatori riconosciuti dalle borse internazionali. Quali sono i certificatori? Sono, beh, in primis ovviamente GIA, un certificatore di New York, famosissimo soprattutto per il fatto che ha creato le famose 4C, cioè i parametri e i criteri per l'analisi e la determinazione delle caratteristiche dei diamanti. Sì. Poi troviamo IGI, HRD e IGL, questi sono, diciamo, i quattro certificatori riconosciuti. È importante che si tratti di pietre certificati da questi enti, in quanto solo questi sono autorizzati dalle borse a dare un valore
effettivamente poi riconosciuti dalle borse stesse. Nel senso che se io invece il certificato che ho della mia pietra è di Pinco Pallino, non che Pinco Pallino non sia ovviamente autorizzato a certificare, ma il risultato della sua certificazione non viene riconosciuto dalle borse in quanto, con molta probabilità, non rispecchia i parametri e le caratteristiche che predefinite da GIA, appunto, utili a certificare correttamente le piste. Quindi quando si parla di parametri e di caratteristiche, si parla di ambienti, si parla di punti luce, si parla di intonaci delle pareti, delle stanze dove si certifica, proprio perché analizzando pietre così piccole, un carato, ricordiamoci che è l'unità di misura del peso del diamante, equivale a 0,2 grammi, quindi insomma. Siamo agli infinitesimali sostanzialmente. Con dimensioni talmente microscopiche, talmente piccole, che la minima variazione di luce o di riflesso può determinare delle modifiche anche sulle risultanze dei certificati che vengono fatti. Per questo motivo era ed è importante aver uniformato questi parametri proprio per dare delle risultanze oggettive. E chi non si adegua a questi parametri, ovviamente, non può allinearsi alle caratteristiche dei certificatori che richiedono le cose. Quindi i loro risultati dovranno poi essere secondariamente poi ricertificati da GIA, IGIA, HRD, IGL per fare in modo che il valore di quella pietra sia riconosciuto anche dalle borse internazionali. Quindi, permettimi, ricapitolando, esistono due diversi soggetti in questo momento che sono le borse, diciamo, di diamanti, quindi le borse valore diamanti, e gli enti certificatori che sono connessi in quanto operatività, ma sono indipendenti in quanto gli enti certificatori sono essi stessi e sono soggetti a un rigidissimo disciplinare. No, sono due cose assolutamente separate, ci mancherebbe altro. È che diciamo che i certificatori devono sottostare a determinate caratteristiche nel certificare le pietre per fare in modo che le risultanze delle loro certificazioni vengano accettate dalle borse. Seguendo un rigidissimo disciplinare di certificazione. Assolutamente. Molto bene. Che è allineato per tutti quanti i certificatori. Prego, scusami. È allineato nel caso di tutti i certificatori, sì. Cioè che sia IGG, HRD o IGL, devono seguire le stesse identiche procedure. Assolutamente, tassativamente ed assolutamente, perché se così non fosse, il risultato non sarebbe riconosciuto dalle borse. Ok, quindi significa sostanzialmente, questo lo dico a buon pro degli ascoltatori, le pietre che abbiano quelle caratteristiche hanno quelle caratteristiche riconosciute sia che si tratti di un ente certificatore che di un altro rispetto ai quattro esistenti in questo momento al mondo. Assolutamente. Molto bene. Quindi questo è garanzia sostanzialmente di valore, di eticità anche, immagino io. Certo, ma soprattutto è garanzia di equità, diciamo che la cliente deve avere la consapevolezza che ha acquistato un bene il cui valore è effettivamente quello, cioè è un valore universalmente riconosciuto perché certificato da chi è autorizzato a farlo. Ecco, quando si parla di valore, e quindi torniamo al discorso delle borse e poi ci riferiremo anche a quello che il mercato propone, perché comunque al di là del fatto che esistano questi enti riconosciuti, il mercato poi opera anche con ovviamente entità che sono differenti da questi. Certificatori ce ne sono a bizzeffe. Specialmente se consideriamo per esempio anche le grandi firme di gioielleria, loro certificano senza nessun problema e sono anche autorizzati a farli. Il problema è che magari possono certificare non rispettando quei parametri di cui abbiamo accennato prima. Pertanto io quando compro
una pietra con quel tipo di certificazione, diciamo che sono sempre sotto questa spada di Damocle, perché non ho mai la sicurezza e la certezza che abbia acquistato una pietra con le caratteristiche che effettivamente ha e per cui effettivamente l'ho pagata, quello è il problema. Okay. Perché se il certificato mi si differenzia da quello che sarebbe se fosse certificata da un certificatore riconosciuto, cioè, è naturale che io ho pagato per delle caratteristiche che poi alla fine non si sono rivelate tali. Ecco, tornando al discorso valore, parliamo di valore e differenza, appunto, abbiamo detto, con diamanti da gioielleria per i diamanti da investimento. Poi ci sono anche i diamanti, tra le altre cose, sintetici. Quali sono le differenze tra queste tre tipologie di diamante? Beh, intanto, allora, noi quando parliamo di borsa diamanti, parliamo esclusivamente di borsa diamanti naturali, cioè diamanti che, così come vengono estratti, vengono lavorati esclusivamente a livello di taglio, per dargli la forma del diamante vero e proprio, ma la lavorazione termina dal momento in cui finisco di tagliarlo. Ci sono poi pietre che vengono artificialmente lavorate, come con trattamenti termici o trattamenti al laser, atti a purificare la pietra, cioè vengono asportate le impurità dalla pietra, quindi da una pietra, passami il termine, impura o sporca, diventa una pietra pura o pulita, ma lo diventa in maniera artificiale, pertanto non è più una pietra naturale. E per quanto possa portare sul certificato caratteristiche di pietra pura, non lo è, perché lo è a livello, è diventata in maniera artificiale. Pertanto il suo valore effettivamente è inesistente, perché giustamente non è più naturale, il suo valore crolla in maniera molto consistente. Ma sul certificato questo è evidenziato. E quindi l'acquirente deve essere consapevole, quando va a leggere il certificato, che la presenza di queste segnalazioni nei commenti determina una modifica consistente sul valore effettivo che ha la pietra stessa. Ecco, quindi è possibile perfettamente e pienamente individuare la pietra naturale rispetto a quella normale una volta che il certificato sia quello. Per questo che è fondamentale avere sempre a disposizione il certificato della pietra prima di procedere con l'acquisto, perché è dal certificato che io posso avere la consapevolezza delle caratteristiche della pietra che sto acquistando, oltre che sapere anche di chi è il certificato, che è fondamentale. È chiaro, e quindi la differenza intanto con i diamanti da gioielleria? Ma più che altro, punto primo, le certificazioni. In linea di massima magari potrebbero non appartenere a quei certificatori, ma soprattutto poi sulle caratteristiche delle pietre. Un diamante da gioielleria, cioè un diamante da indossare, proprio per il fatto che ad occhio nudo non sia assolutamente facile distinguere le caratteristiche di colore e di purezza di pietra. Solitamente si trovano pietre con caratteristiche appunto di colore e purezza non proprio così eccezionali. Per questo motivo diciamo che pagando a livello di redditività soprattutto la rarità nelle caratteristiche della pietra, è naturale che una pietra che non sia perfetta o che non sia perfettamente bella nel colore o perfettamente pura, ce ne possano essere un numero variato di queste caratteristiche, pertanto il suo valore, diciamo che nel tempo può anche stagnare, cioè può anche rimanere costante, mentre la garanzia di redditività di una pietra da investimento, di una pietra certificata da investimento, sta proprio sul fatto che per le sue caratteristiche costitutive di assoluta eccellenza, cioè il top di colore, il top del taglio e il top della purezza, è una pietra rara, si parla del 2%, del 5% del totale estratto, per questo motivo una pietra con queste caratteristiche può dare delle garanzie di buona redditività sicuramente più consistenti di questa. Da qui il diamante da investimento è un diamante con caratteristiche costitutive di un certo livello. Il diamante da gioielleria solitamente ha delle caratteristiche molto più basse.
E il diamante, diciamo, industriale invece? Diamante industriale e diamante artificiale. Ok, quindi Insomma, sono completamente diamanti che hanno sintetici. delle componenti naturali, ma per il resto sono artificiali lavorati. Quindi proprio di valore ne hanno ben poco, insomma, ecco, rapportato ovviamente al valore che hanno le pietre normali, insomma, Certo. ecco, le pietre grafiali. Certo. Nel frattempo approfitto di questa breve pausa per ricordarvi che siamo su radioscience.it. Io sono Marco Grilli e questa è Grilli per la testa. Allora, Daniele, torniamo a noi. Quindi valore e rivalutazione dipendono dalla rarità delle pietre e quindi è chiaro che sia meglio puntare a questo punto su pietre di assoluto livello che non su quelle semplicemente Assolutamente, di nome. assolutamente sì. Ecco, un'altra domanda. La redditività che viene spesso pubblicizzata, ci sono grafici diffusi, Sì, diciamo ecco. che più che altro si vede sempre lo stesso grafico utilizzato in tutti i siti di chi promuove e di chi commercializza le pietre. E quindi la differenza dove sta? Questo per aiutare le persone a Sta capire. proprio a dare la corretta informazione, cioè quello non è, cioè, è un grafico praticamente dove si vede che il diamante ha una costanza di redditività positiva nel tempo da sempre, almeno un paio di punti sopra l'inflazione, ma mediamente da un 4 a un 5% barra 6% all'anno. Ma questo non è per tutti i diamanti, proprio per il motivo di cui abbiamo detto prima. Questo è l'andamento delle pietre rare, cioè non pietre che hanno una certa tipologia di caratteristiche di elevato livello. Altri diamanti non seguono questo iter, come vi ho detto prima. Essendocene parecchi di caratteristiche medio-basse, è naturale che non sia il diamante a fare il mercato, ma sia il mercato a fare poi il valore del diamante, nel senso che io ho una pietra di caratteristiche medio-basse, la voglio vendere, è naturale che l'acquirente che mi si presenta, se gli faccio un buon prezzo, la compra da me, ma se non glielo faccio io, vado da un altro, perché tanto comunque la mia pietra la trova comunque anche da altre parti. A differenza del fatto invece di ricollocare poi pietre che abbiamo detto rappresentano percentuali infinitesimali rispetto all'estratto generico e quindi sono loro a determinare il mercato perché la richiesta è superiore all'offerta, quindi l'offerta riesce a garantire delle buonissime richieste. Sentimi, prima parlavamo appunto negli enti certificatori di GIA e dell'invenzione cosiddetta o comunque della specifica delle 4C del diamante. Quindi quando guardiamo un diamante, che cosa dobbiamo considerare? Allora, le 4C non sono altro che le quattro caratteristiche principali del diamante, ovvero il colore, cioè il colore, si parte dalla D, seguono le lettere dell'alfabeto, si stende alla Z, non c'è ABC, quindi il D è il colore per eccellenza, è il colore migliore, diciamo, è l'assenza completa di colore all'interno della pietra, quindi pietra assolutamente bianca. Poi c'è la clarity, ovvero la purezza, quindi si va a definire e a identificare le eventuali impurità racchiuse all'interno della pietra. Anche qui il maggior grado di purezza è l'IF, cioè senza nessun tipo di impurità visibile con il microscopio al dpi di una millimetro. Poi c'è il cap, che è il taglio, da non confondere con la forma del diamante, perché i diamanti possono avere svariate forme, cioè il round brilliant, cioè il diamante rotondo, che è il diamante Il brillante per per definizione. antonomasia, il brillante esattamente, ma poi c'è il brillante, poi c'è lo smeraldo, poi c'è il triangolo, poi c'è il cuore, cioè c'è tutta una serie di forme che può avere la pietra. Quando si parla di taglio invece della pietra, si parla di come la pietra viene tagliata, cioè le proporzioni tra la corona e il padiglione, cioè la parte superiore e la parte inferiore,
Si parla proprio di una qualità con cui viene tagliata la chita, non tanto la forza. E poi cioè il carato, la caratura, il peso. Abbiamo detto l'unità di misura del peso del donante, appunto il carato, ed equivale a 0,2 grammi, quindi un carato 0,2 Che grammi. Lo poi è tra le puoi altre cose delle 4C quella che la gente normalmente conosce, di tutte le altre considerazioni normalmente se ne immaginare. Sì, fa un ecco, baffo. certo, più che altro è tanto più è grande, tanto più è bello. Anche no, nel senso che addirittura il più delle volte la caratura diventa quasi la caratteristica inferiore. Cioè, diciamo che il binomio per eccellenza sulle pietre è purezza e colore, sono questi due gli elementi fondamentali. Poi Ecco, ovviamente quindi, perdonami, rimettendoli in ordine abbiamo il colore, colore. che va dalla D, lettera D come Dalla Domodossola, D fino alla alla Z Z. volendo, ma la Z non si arriverà mai. Poi passiamo per la purezza, clarity, no? La La purezza. Poi clarity, esattamente. abbiamo il taglio, che sarebbe cut, e la Il cut. caratura, cioè il peso, sostanzialmente. Esattamente. E la caratura che vuol dire. Quindi la pietra perfetta che caratteristiche dovrebbe avere? Lasciamo stare la Allora, caratura perché la ovviamente. caratura che comunque per avere un diamante che possa essere trattato in borsa si parte dal mezzo carato, quindi suggerisco sempre dipende dal mezzo carato in su come caratura, è la DIF tripla excellent. D come colore, IF di purezza, tripla excellent quando parlo di taglio, perché il taglio si suddivide poi in tre categorie come taglio generico, simmetria e pulizia. Quindi la tripla excellence e la tripla eccellenza del taglio è il valore massimo che può avere il taglio della scala Quindi lombarda. diciamo, siccome ho studiato un pochettino, diciamo che potrebbe essere un DIF, cioè internally flawless, giusto? DIF tripla excellence. Triple X, ok, perfetto. E magari 0,50, quindi mezzo carato. 0,50 in su, ecco. Ok. Questo E sono tagli ovviamente commerciali o a giudizio? parità di caratteristiche, naturalmente sì, quando le segnali sono uguali, più grande è più vale a livello esponenziale. Questo è poco, ma questo è poco, ma. Quindi sostanzialmente un diamante da un carato che abbia le caratteristiche che abbiamo appena detto non vale solo il doppio del mezzo carato, ma vale molto di più. Assolutamente no, vale. Che ti posso dire 5-6 volte di più del mezzo carato. Addirittura. Certo. Interessante. Come può Beh. valere fino a 15-20 volte di più i due carati di Equinix. Per Ho dirti un capito. 5 carati di Equinix Excellent può arrivare a valere anche 1 milione di euro, senza nessun problema. Ho capito. 5 carati, E ricordo che parlo di 1 grammo di materia. La dimensione è davvero molto. è importante e assolutamente relativa se le caratteristiche non sono per il resto quelle auspicabili sostanzialmente. Perdonami, Marco, ma ovvio che non è No, eccezionale, dicevo puoi ripetere che la domanda. diciamo, il peso, la dimensione è relativamente importante, cioè lo è, ma non lo è a meno che non sia un diamante grande con le caratteristiche auspicabili, così come le abbiamo descritte finora sostanzialmente. Se compro un mezzo Diciamo carato che di. singolarmente ogni singola caratteristica ha un valore relativo, perché se tu mi consideri un diamante di caratura eccezionale, ma una P, R di colore, un PK di purezza di taglio, è una pietra che non vale praticamente niente. Come non vale niente magari una pietra lì, però sempre di purezza e di taglio infimo. Quindi diciamo che è la sintesi
delle caratteristiche, delle quattro caratteristiche che fa il valore. Quindi non è la singola, non è perché ho un valore eccellente ho una bella pietra, perché un valore eccellente può non essere sufficiente. L'importante è che le quattro caratteristiche messe insieme siano quattro caratteristiche buone, per questo motivo la pietra è una pietra buona, è una bella pietra. Ma non è la singola caratteristica che fa il valore della pietra, non è la pietra. Ho capito, benissimo. Immagino che anche chi ci ha ascoltato o chi ci ascolterà, perché abbiamo anche la possibilità di poi far ripetere la trasmissione, abbia le idee molto più chiare ora rispetto a quanto non le avesse prima. Ascolta, motivi per optare per i diamanti certificati come diversificazione del proprio investimento? Ma guarda, motivi essenziali sono la redditività di cui abbiamo accennato prima, nel senso che adesso oggigiorno, a meno che non si vada a rischiare qualcosina, investimenti che mi permettono di realizzare, parliamo anche di un 4% all'anno, insomma, non è che sia poi così facile trovare. Parliamo di un bene concreto, un bene tangibile, cioè non è un pezzo di carta, non è un bitcoin, tanto per dirti, è un qualcosina che ho in mano, è un qualcosa di tangibile che mi posso portare, mettere in tasca, portare in giro, ed è un qualcosa di reale, di concreto. È un bene portatore, quindi sai, per vari motivi può essere una buona soluzione a eventuali tipologie di problematiche che si possono avere sotto questo aspetto. Soprattutto a livello fiscale, le plusvalenze che vado a realizzare sono esentasse, non c'è capital gain sull'incremento di valorizzazione che ho della pietra, come differenziale tra quanto la pago quando la compro e quanto ricevo quando la vendo. In queste due situazioni non ho nessun tipo di dichiarazione da fare, quindi non devo inserirla all'interno della denuncia dei redditi, come invece sono obbligato a fare quando acquisto dell'oro d'investimento, dell'oro 999. Né sono obbligato a dichiararlo quando la vendo, quindi anche questo può essere un qualcosina che per la propria privacy, per la propria discrezionalità è un aspetto abbastanza importante. Direi che ce n'è più di uno, insomma, ecco, che siano di buoni motivi per optare. Ecco, ovviamente su una diversificazione, è naturale che il diamante si debba considerare una soluzione per il 5-10% del proprio portafoglio di investimenti, non di più, però è naturale che mi sento di consigliare che almeno quel 5-10% ci debba essere. Quindi, sempre perché sui diamanti ci sono i soliti miti e leggende, non è necessario investire capitali mostruosi per, diciamo, avere diamanti. No. Anche di buone caratteristiche. Tanto per dirti, per avere magari non pietre di assoluta eccellenza, ma pietre di buono, di ottimo livello, un mezzo carato lo si può tranquillamente portare a casa per 3-4 mila euro senza nessun problema. Questo senza parlare di caratteristiche top, ma di comunque qualcosa che sia esatto, rivalutabile. Di buon livello, assolutamente. Si parla sempre all'interno delle prime tre categorie di colore e di purezza, non oltre. Quando scendiamo delle prime 3-4 categorie, abbiamo a che fare con pietre che non danno quel granché di garanzie di redditività. Quindi meglio sempre stare ai piani alti, ecco, diciamo. Ecco, ho capito, ribadiamo questo concetto. Vediamo qualche altra indicazione, perché sai, il diamante stimola sempre la fantasia delle persone, no? Per quello che ho voluto una trasmissione che riportasse il tutto a un valore un pochettino più concreto, un pochettino più tangibile quantomeno, per far luce su alcune cose, perché dice, ma oltre a quanto dobbiamo investire per riuscire a portarci a casa un diamante, chiaramente in questo momento non è che possiamo fare un listino prezzi, ma l'indicazione che ci hai dato è già sufficiente.
anche, ma ecco, ci dice, ma come faccio a gestirlo? Dove lo metto? Oppure come posso fare a rivenderlo? Ecco, queste sono domande che vengono fatte dalle persone. Ma guarda, allora intanto, beh, sul discorso del prezzo, come in tutte le cose, dipende da dove lo compri. Questo è poco ma sicuro. Quindi, innanzitutto, bisogna rivolgersi a operatori che abbiano una certa credibilità, che abbiano una certa storia alle spalle, che abbiano dei riconoscimenti concreti e tangibili, che si comportino seguendo le più basilari regolamentazioni etiche, quindi sempre col certificato a disposizione, disponibile prima della vendita, sempre e solo trattando pietre laser incision, ovvero pietre che riportino all'interno della piccola parte verticale tra corona e padiglione, inciso al laser il codice del certificato di previsto, praticamente è quella targa che le lega inscindibilmente al loro certificato. Poi cos'altro? Dove tenerle? È un bene così piccolo che insomma, ognuno lo può mettere un po' dove vuole, nel senso che ok la cassaforte, ok la cassetta di sicurezza, se non ti fidi di tenerle in casa, solitamente chi vende queste pietre, si parla di operatori internazionali, danno anche la disponibilità di poterle tenere in deposito nei propri cavoni, siamo anche noi. Quindi anche Quindi quello perdonami, immagino che il certificato rimanga a disposizione del proprietario e la pietra venga gestita in modo che ci sia la sicurezza. assolutamente sì, assolutamente sì, viene fatto comunque un contratto di deposito dove il cliente comunque ha la certificazione e la possibilità di rientrare in possesso in qualsiasi momento. E quindi anche Per in quanto caso riguarda di malauguratissima ipotesi di sparizione della pietra, c'è sempre il certificato che permette di risalire alla no, pietra stessa. ovviamente il depositante è vincolato da un contratto con delle caratteristiche di garanzia nei confronti del cliente tali da lasciarlo garantito anche con idonee ed opportune polizze di assicurazione, perché tutti i beni sono assicurati. Ecco, prima parlavamo di etica e vorrei in questo momento chiudere, andare verso la chiusura con due specifiche. Quando parliamo di etica nel diamante, è uno dei problemi che affligge la coscienza di parecchie persone. Allora, i diamanti sono un investimento etico, cioè si parla di sfruttamento anche del lavoro minorile, oppure c'è un, come dire, c'è un percorso che la pietra debba seguire per essere considerata Assolutamente sì, diamante etico? Bene. assolutamente sì. Le pietre certificate dai certificatori di cui abbiamo parlato prima sono assolutamente Kimberly Process, ovvero rispecchiano il carattere di eticità previsto dal mandato Kimberly, che prevede che appunto le pietre non provengano da miniere all'interno dove ci siano praticamente degli scontri bellici, che quindi siano atte a finanziare guerre interne, e che Settarie non o siano, insediamenti. esatto, che se non sia, e dove non sia le miniere non siano soggette a lavoro minorile, a lavoro civile. Assolutamente questi due parametri devono essere per forza rispettati, anche perché se no la pietra non verrebbe certificata. Dal Quindi c'è una momento in certezza cui nel processo di, diciamo, di produzione della pietra stessa. assolutamente, assolutamente, le pietre trattate in borsa sono tassativamente e rigorosamente di questa provenienza. Bene, sempre restando nell'alveo dell'etica, recentemente, questo anche per scongiurare chiunque pensasse al diamante come pura forma di speculazione, c'è stata una sentenza, che ha dato ragione, tra le altre cose, all'autorità garante del mercato, se non sbaglio, e qui vorrei, sapere se tu sia al corrente di questa cosa e se voglio mettere al corrente anche gli ascoltatori. Beh,
ci sono state irrogate delle sanzioni ai principali istituti di credito che fino a qualche tempo fa promuovevano la vendita di diamanti all'interno dei loro sportelli tramite due fornitori specifici, e niente, sono stati riconosciuti colpevoli di diciamo, non dico di truffa, però insomma, di aver perlomeno proposto pietre a prezzi completamente al di fuori di quello che è il normale buon senso di mercato, perché è naturale che quando una persona compra una pietra non possa pretendere di acquistarla come se andasse direttamente in borsa a farlo. È naturale e comprensibile che ci siano dei costi applicati alle pietre, ma devono essere dei costi ragionevoli, devono essere dei costi contenuti, devono soprattutto essere dei costi che permettano alla pietra, dopo qualche anno, grazie alla sua redditività annuale, di essere compensati e di garantire poi un buon rendimento per chi li compra. Nei casi suddetti, questi costi erano talmente elevati che sarebbe stato impossibile per l'acquirente poter realizzare un utile vendendo autonomamente le pietre, in quanto la maggiorazione pagata al lato di acquisto sul valore effettivo era esorbitante. Ho capito. C'è qualcos'altro che tu voglia aggiungere prima che chiudiamo? Ma guarda, io volevo solo dare una informazione così prettamente, come si dice, per pura informazione, pura semplice informazione, adesso devo trovare un attimino, venerdì prossimo, venerdì sera alle 20:30, si svolgerà presso il Cinema Teatro Le Rondine di Marne un incontro indetto da AVID, che è l'Associazione Vittime Investimenti in Diamanti, un incontro formativo tenuto da una serie di formatori di studi legali che si stanno occupando, tra l'altro, delle attività delle collettive nei confronti di Banca Popolare di Vicenza e Veneto Banca, che Sì. hanno esteso le loro competenze, diciamo, hanno esteso la causa collettiva anche a coloro che hanno acquistato diamanti in banca e che in questo momento avessero dei problemi o avessero delle difficoltà per entrare negli investimenti effettuati. Quindi, per chi volesse saperne un po' di più o che ha interesse ad avere qualche informazione in più, venerdì 9 febbraio ore 20:30 a Maerne, al Cinema Teatro Le Rondine, ci sarà questo incontro aperto a tutti, dove verranno date delle informazioni che ritengo possano Maerne di essere molto Martellago, che è interessanti. provincia di Venezia, vicino a Mestre. Esattamente, esattamente. Grazie Daniele, grazie infinite per questo tuo intervento. Questa Grazie, trasmissione. grazie a voi, grazie a te Marco, e a voi per l'invito. Speriamo di averti nuovamente ospite, lavoreremo in questo senso per chiarire altri aspetti. Perché questo mondo dell'investimento, soprattutto quello dei diamanti, è ancora abbastanza misconosciuto, appunto, come dicevamo prima, oggetto di miti e leggende. Quindi è bene chiarire gli aspetti. Certo. Sono contento anche di aver potuto sottolineare nuovamente la funzione sociale anche di questa nostra piccola trasmissione, indicando appunto l'attività dell'AVID come ente che si sta occupando di coloro i quali siano stati truffati, e quindi ti ringrazio anche di questa ennesima Certo. segnalazione. Ti Grazie a te, per un ritroveremo. piacere. Ricordo a tutti che siete su radioscience.it, state ascoltando Marco Grilli nella sua trasmissione Grilli per la testa, che troverete anche sul mio canale YouTube. Quindi iscrivetevi se volete anche ulteriori approfondimenti. Avete a disposizione anche la mia email per qualsiasi informazione, che è info@marcogrilli.it, oppure info@marcogrilli.it, oppure se volete marcogrilli.broadcast@gmail.com.
Se questo video, quando lo vedrete, vi piacerà, potete lasciare un like, oppure potete comunque, volendo, seguirmi anche alla mia pagina Facebook. Detto questo, continuo a ringraziare Ugo per la sua opera, Radio Science per la possibilità di dare queste informazioni, di poter approfondire determinate tematiche. Ringrazio nuovamente Daniele Soligo. Grazie a te, Marco, grazie per l'invito. Vi è stato un piacere, saluto tutti quanti, un abbraccio caloroso dal vostro Marco Grilli, a risentirci alla prossima puntata. Ciao!